schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor, non hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricorda di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo outfit. Allora, per fare questo outfit giustamente dovete avere questo completo che avete appena visto. Andiamo nelle scarpe e mettiamo quelle scarpe lì, insomma quelle diciamo che riprendono la tematica viola. Poi dobbiamo andare in giacchetti da biker e selezionare uno di questi smanicati, però non questi qui perché altrimenti non ci farà fare il prossimo bug, ma questi ragazzi. Io vado a selezionare quello nero perché diciamo che è quello che mi piace maggiormente. Una volta fatto questo passiamo a fare l'altro bug ragazzi. In pratica dovremmo mettere dei guanti, in questo caso li vado a mettere viola, ma andremo a mettere un guanto viola che si va a riprendere con il pantalone e anche il casco. A questo punto andiamo a mettere dei bracciali sopra e comunque vedete questo tipo di guanto ha il viola ma anche il nero, quindi riprende abbastanza con diciamo con il completo. Una volta che abbiamo trovato il bracciale che più ci piace, potete mettere quello con le punte, potete mettere quello che cazzo vi pare a voi, insomma io ho messo quello lì perché a me piacevano quelli, però voi potete mettere quello che volete. Ovviamente ricordate che il bug dei guanti lo fa solamente con questo tipo di gilet, non con altri. A questo punto mettiamo il respiratore e salviamo il completo ragazzi. Qui in pratica avremo perso il casco, però non è un problema perché l'importante è che abbiamo il nostro completo viola, quello con cui siamo partiti, e recupereremo il casco ragazzi, quindi nessun problema, nessuna paura. Usciamo fuori e andiamo a recuperare il casco ovviamente. About the flow, it's about the stones and the chain. If I was you, I love me too, I roll like a boss. 9-11 Paul, same color as cranberry sauce. I ain't going front, I thought all Kelly was the shit. Arrivate vicino a una macchina, insomma, fate comunque il bug del casco, non so se lo conoscete, però adesso andiamo a vedere qual è il bug del casco, ragazzi. Vi dovreste comunque posizionare su paracadute, cazzi e mazzi, però adesso lo andremo a fare. Un attimo che mi è arrivata la polizia, quindi leviamo la polizia e andiamo a fare il bug. Guardate, non mi fa fare neanche i chiudi un occhio. Ok, vabbè, lo facciamo adesso. Richiamiamo Lester. È tanto tempo ragazzi che non porto un completo, è veramente veramente tanto tempo, quindi oggi ho voluto portarlo. Allora, a questo punto ci piazziamo vicino l'auto ragazzi con il completo con cui siamo partiti all'inizio, cioè questo viola. Andiamo su il completo che vogliamo mettere, in questo caso il completo quello lì non nominato. Saliamo nell'auto e quando saliamo nell'auto dobbiamo schiacciare ok. Come vedete in pratica automaticamente il casco che avevamo passa al completo che abbiamo al respiratore, perché se noi mettiamo il respiratore diciamo che ce lo toglie il casco. Ho provato anche con il telescopio, però a me non riesce, diciamo che mi riesce meglio di questa maniera e lo faccio così. Poi insomma voi fatelo come meglio vi riesce. A questo punto ragazzi salvate il tutto e passiamo al passo successivo ragazzi. Diciamo che
voglio farlo bello buggato sto completo, dai, mettiamo un paio di occhiali che comunque si riprendano un pochino, questi hanno una lieve tonalità di viola, quindi si riprendono un pochino. Salviamo ancora e poi ragazzi andiamo a mettere il visore notturno. Ma il visore notturno, questo particolare ragazzi, senza diciamo il cappuccio, basterà selezionare il completo con cui avete quel tipo di visore e tornare sul completo che diciamo state lavorando, no? sul completo che state cercando di moddare. A questo punto ci manca la borsa dei colpi, ci mancano altri due passaggi e abbiamo finito, dai. Quindi selezionate il completo con cui avete la borsa dei colpi, un attimino che lo troviamo, eccolo qui ragazzi. Quindi selezioniamo questo completo qui e facciamo il solito giochino del paracadute che tutti penso conoscono. Non credo di stare a dire nulla di nuovo. Ci buttiamo dal paracadute, cioè dalla moto, scusate raga, ma proprio zero carbonella. Ci buttiamo dalla moto, selezioniamo il completo che vogliamo comunque modificare e non appena arriviamo su strada dobbiamo selezionarlo ragazzi, dobbiamo schiacciare X quando il personaggio si sta togliendo il paracadute. In questa maniera faremo in modo che diciamo rimanga la borsa delle rapine al completo che stiamo lavorando. A questo punto ragazzi manca l'ultimo passaggio, che è quello di mettere il tubo, diciamo il tubo della tutata pilota, e abbiamo finito ragazzi. Diciamo che in questo completo è tutto quello che si poteva fare modificato. Abbiamo le caviglie invisibili, abbiamo i guanti lunghi, abbiamo il respiratore, insomma c'avevamo un po' di tutto, dai, abbiamo messo un po' di tutto, la borsa, tutto quello che si poteva moddare, buggare, io ho buggato. Spero che il completo vi piaccia ragazzi, condividete il video, lasciate un like, un saluto a tutti, al prossimo video. Whatever, put that on the cheddar, man. But in the meantime, it's Jimmy I Bean time. Chase cheese rhyme till my voice give out. This is it, my niggas, this what we boast about. Now I'm here, so shut your motherfucking mouth. There's a certain mystique when I speak that you notice that's sorta unique, 'cause you know it's me. My poetry's deep and I'm still matic the way I floated this beat. You can't sit still, it's like trying to smoke crack and go to sleep. I'm strapped, it's knowing any minute I could snap. I'm the equivalent of what would happen if Bush rapped. I bully these rappers so bad lyrically, it ain't even funny. I ain't even hungry, it ain't even money, you can't pay me.